di varie categorie di figure che si sono inserite con modalità a volte non molto ortodosse nell'elaborare teorie su situazioni particolari, sia cliniche sia di fisiopatologia gastrointestinale. E quindi è necessario in questo caso anche fare chiarezza in tante situazioni e ricondurre il problema dell'alimentazione a quello che è, cioè una manifestazione naturale dell'organismo umano, cioè è la prima funzione che l'uomo impara appena nasce, dove i concetti da elaborare sono pochi, dove la connessione con le malattie è codificata per alcune situazioni particolari. Sappiamo bene che ci sono delle malattie legate a patologie, a situazioni precise tipo la celiachia, dove si ha l'intolleranza al glutine oppure l'intolleranza al lattosio oppure alcune forme di tipo alimentare. Ci sono una serie di situazioni dove disturbi dell'alimentazione possono alterare la fisiopatologia dell'organismo, però difficilmente influiscono sulla genesi delle malattie. Quello che è importante, il messaggio è importante, credo che il professore Franco Berrino, che è un'autorità nel campo, e credo che ci spiegherà in maniera esatta il problema, è che il problema dell'alimentazione è legato prevalentemente alla qualità e alla tipologia di preparazione dei cibi. Noi spesso diamo erroneamente colpa ad alcune tipologie di alimenti come causa di alterazioni, di disturbi o di malattie, quando in effetti poi, se non valutiamo tutta la catena alimentare, tutta la preparazione dei cibi, tutta la provenienza dei cibi, l'intervento più o meno positivo dell'industria nella preparazione dei cibi, non riusciamo ad avere un concetto globale di alimentazione. Un altro concetto che io stresso sempre durante questa tipologia di incontri, quello che è importante è non demonizzare nemmeno l'industria. Noi ci troviamo di fronte a una popolazione mondiale di 6 miliardi di persone che, se non venissero sfamate grazie anche ad alcune tecnologie che hanno permesso di portare, non dico capillarmente perché sono delle sacche di popolazione che ancora soffrono la fame, però abbiamo coperto grazie all'utilizzo di biotecnologie delle carenze importanti di alimentazione anche nei paesi del terzo mondo. Quindi una demonizzazione delle industrie che lavorano gli alimenti è sbagliata, perché in effetti è difficile poter accontentare globalmente il fabbisogno alimentare di una popolazione così grande come quella del nostro pianeta quando le risorse sono sempre limitate e sono sempre le stesse. Quello che è importante è la qualità dei cibi, per questo siamo qua in una realtà come questa, una bellissima realtà che è un orgoglio per il nostro territorio, dove riscoprire una tipologia di utilizzo di alcune materie prime di qualità eccellente migliora sicuramente le nostre capacità di indirizzo che possiamo dare nei consigli alimentari. Io credo che il professore Berrino, che conosciamo tutti come un'autorità nel campo, è stato direttore dell'Istituto dei Tumori di Milano, si è sempre occupato del Dipartimento di Prevenzione, meglio ancora, quindi è sicuramente molto competente nel campo, ci darà sicuramente quegli spunti su cui ragionare, perché quello che dobbiamo ricordarci è che l'alimentazione non è solo il mangiare per acquisire calorie, cioè è un momento della vita che poi non è nemmeno un momento, perché
ci occupa per un periodo lungo, poi è l'espressione della nostra socialità, cioè quando noi facciamo qualcosa lo facciamo sempre intorno a un tavolo, specialmente nella nostra cultura occidentale. Quindi è un momento importante dove, oltre a componenti esterni dovute agli alimenti, c'è una grossa componente sia di tipo psichico sia di tipo ambientale, con reazioni con il nostro organismo, che poi, se in equilibrio, ci consentono di poter mantenere un benessere accurato del nostro organismo. Se qualcuna di queste componenti invece non raggiunge quell'equilibrio particolare, si possono creare anche situazioni di patologia importanti. Concludo dicendo, abbiamo detto che l'argomento di questi tempi, esistono, vero professore, molti ciarlatani in questo campo, specialmente ci sono canali televisivi, se voi girate quei canali, dove si parla di effetti miracolosi di diete di esclusione, anche drastiche, su patologie anche importanti come quelle tumorali, cioè sono cose che andrebbero bloccate a livello istituzionale, invece per il modo con cui vengono somministrate liberamente, per basta cambiare canale, stanno creando disastri, perché poi quando l'informazione è ripetitiva, tende a manifestarsi come una verità. Quindi credo che l'incontro di stasera sia importante, perché il professore finalmente ci farà il punto esatto del ruolo che può avere la dieta anche e principalmente nella prevenzione di malattie gravi come i tumori. Lo dobbiamo ringraziare perché ci ha fatto l'onore di essere con noi. Prego, le passo la parola. Grazie, buonasera, grazie di essere così tanti. È veramente, sono molto contento di fare una conferenza in questo ambiente. Veramente Stefano è stato brevissimo ad organizzare questo teatro speciale. Sapete, io mi sono laureato 50 anni fa, veramente 49, era il 69. E già allora, alle facoltà di medicina, non si studiava l'alimentazione. Mi ero iscritto nel 63, erano passati 10 anni dalla scoperta della struttura del DNA, era il 1953, quando questi due giovanissimi ricercatori hanno capito come è fatto il DNA, quella famosa doppia elica, hanno capito come l'informazione si passa da una cellula madre a una cellula figlia. Ed è stata una scoperta così importante, così clamorosa, che tutto il mondo della biologia, tutto il mondo della medicina si è dedicato al DNA. Già 10 anni dopo, quando io mi sono iscritto a medicina, già si era capito qual era il codice, no? come faceva il DNA, come veniva tradotto l'informazione del DNA per la sintesi delle proteine. E questo ha causato un cambiamento importantissimo nell'insegnamento della medicina, che è diventata molto più tecnologica e ha avuto dei successi meravigliosi. Però la medicina ha dimenticato molto l'argomento dell'alimentazione. E anche oggi i ragazzi che si laureano in medicina non sanno niente di cibo. Ma non è che sia poi così importante, perché l'uomo è vissuto per centinaia di migliaia di l'Homo sapiens esiste da 300.000 anni e per 300.000 anni ha saputo nutrirsi senza bisogno del consiglio dei medici, ha svezzato i bambini senza bisogno del consiglio dei pediatri. E oggi ci troviamo però in una situazione strana, una situazione estrema, una situazione in cui il cibo è cambiato tantissimo rispetto al cibo naturale che l'uomo ha sempre mangiato. E questo cambiamento ha portato anche a delle malattie. Appena laureato sono andato a lavorare in Africa per un programma di ricerca delle Nazioni Unite, e in Africa ho avuto l'occasione di conoscere un medico molto famoso, il dottor Burkitt. Il dottor Burkitt era un medico missionario che lavorava in Kenya, lui era irlandese, il dottor Burkitt si era accorto
che in Africa nessuno aveva le emorroidi, nessuno aveva i diverticoli, nessuno aveva, soffriva di colite, perché a meno che non si prendesse una malattia infettiva, naturalmente, che è una diarrea infettiva. Non c'erano i polipi intestinali, non c'era il cancro dell'intestino, non c'era l'ulcera gastrica, non c'era il reflusso gastroesofageo, tutta roba che invece già dove ha studiato lui in Irlanda erano già patologie molto molto comuni. E allora ha ipotizzato che questa differenza fosse dovuta alla differente alimentazione. E pensate, è stato bellissimo, una volta a una sua conferenza aveva presentato un'unica diapositiva. La diapositiva mostrava in alto a sinistra la foto di un ospedale inglese, un ecomostro, un po' come i nostri grandi ospedali, queste costruzioni estremamente complesse. In basso a sinistra c'era la foto dell'ospedale dove lavorava lui in Kenya, che era una capanna con il tetto di paglia. In alto a destra c'era la foto della cacca di un inglese, uno stronzetto così. E in basso a destra c'era la foto di una cacca dell'africano, una nobile cacca, bella grande. E allora lui diceva, vedete, fate cacca piccola, avete bisogno di ospedali grandi. Negli anni 80 e 90, no, si diceva, il dottor Burkitt ha dimostrato che le fibre, perché qual è la grande differenza fra l'alimentazione dei paesi ricchi e l'alimentazione dei paesi poveri? Che noi togliamo le fibre dal nostro cibo, maciniamo il grano con delle macine d'acciaio che fanno una farina finissima e togliamo completamente le fibre, facciamo una farina che si chiama 00, ma le fibre fanno funzionare bene l'intestino. In realtà lui non ha dimostrato niente, lui ha soltanto formulato l'ipotesi. Siamo stati poi noi epidemiologi negli anni successivi a dimostrare che effettivamente chi ha un'alimentazione ricca di fibre si ammala meno di molte malattie. Tipicamente si ammala meno di cancro. Sapete, il cancro dell'intestino è il tumore più frequente in Italia. Si ammalano più di 50.000 persone all'anno. Più o meno come il tumore della mammella nelle donne, anche lì sono un po' più di 50.000 persone all'anno. E una delle principali cause del cancro dell'intestino è la mancanza di fibre nell'alimentazione. Ma non solo il cancro dell'intestino, perché nel nostro studio EPIC, noi facciamo questo studio che è cominciato all'inizio degli anni 90, in cui abbiamo reclutato 500.000 persone, 500.000 persone in 10 paesi europei, dal nord della Norvegia al sud della Sicilia. Sono 50.000 persone in Italia, sono circa 50.000 in ciascuno dei 10 paesi europei. Queste persone che ci hanno dato informazioni sul loro modo di mangiare, ci hanno dato anche dei campioni di sangue che conserviamo a bassissima temperatura, e noi seguiamo nel tempo questa coorte di 500.000 persone per vedere chi muore e chi non muore, chi si ammala e chi non si ammala, che differenze c'erano prima che si ammalassero fra chi poi si ammala e chi non si ammala. E abbiamo studiato l'importanza delle fibre sulla mortalità. E abbiamo osservato che chi ha una dieta ricca di fibre vegetali, che vengono dai cereali, dai legumi, dalle verdure, dalla frutta, chi ha una dieta ricca di fibre muore meno di diabete, muore meno di infarto, muore meno di cancro, muore meno di malattie dell'apparato respiratorio, muore meno di malattie dell'apparato digerente, quelle di Burkitt, del dottor Burkitt, e muore meno anche di malattie infettive. Gli studi fatti negli Stati Uniti trovano esattamente la stessa cosa. Le fibre hanno una potente azione protettiva sulla mortalità, sulla malattia e sulla mortalità. Poi alla fine tutti moriamo, non è che sia. Però a parità di età e a parità di altri fattori che influenzano la mortalità, chi ha una dieta ricca di fibre si ammala di meno e muore di meno. E se voi guardate il tipo di alimentazione moderna, è molto fatta di alimenti raffinati.
che sono il pane bianco, sono i dolciumi di pasticceria, sono tutte queste merendine dei bambini, sono tutti questi cibi che non c'è più nemmeno bisogno di masticare, che vanno giù senza... Masticare è una cosa molto molto importante, noi dobbiamo masticare il nostro cibo, perché la digestione degli amidi, la digestione dei carboidrati avviene grazie alla saliva, dobbiamo mescolare molto bene il nostro cibo con la saliva. Quindi le fibre dove stanno? Fra tutte le fibre, quelle più protettive sono quelle dei cereali. Poi ci sono quelle dei legumi, delle verdure e molto meno quelle della frutta. Perché i cereali sono il cibo dell'uomo. Appena sono andato in pensione 3 anni fa ho pubblicato questo libro che si chiama Il cibo dell'uomo. È stato pubblicato da Franco Angeli e ha avuto un grande successo. Semplicemente proprio per il passaparola. Io non pensavo che avrebbe venduto qualche migliaio di copie. Invece credo che siamo già a 70.000 copie. Per me è stata una sorpresa, è anche proprio una bella sorpresa, perché mi è anche arrivato un assegno di 70.000 euro, che non mi aspettavo, non mi ero mai avuto io un assegno di 70.000 euro. Il libro è diventato famoso, però è stato anche molto criticato. È stato molto criticato perché è un po' troppo filosofico, un po' troppo difficile, un po' troppo lungo per la gente normale. Poi sì, ci sono un sacco di considerazioni sulla scienza, sul rapporto fra alimentazione e la salute. C'è tutta questa considerazione bellissima, il libro inizia con la Bibbia. Nel sesto giorno della creazione, leggete, cioè nella Genesi proprio, nel sesto giorno Dio ha detto all'uomo: vi do le piante che producono seme e tutti i semi perché siano il vostro cibo. Il cibo dell'uomo sono i semi, sono i cereali, sono i legumi, e sono anche i semi oleaginosi, sono le noci, nocciole, mandorle, tutti i semi. E... però appunto vi dicevo, era criticato il libro perché qualcuno l'ha trovato troppo difficile, poi non c'era, sì, ma adesso cosa faccio in cucina, no? E il libro considerava anche, dava dei consigli per le differenti malattie, per l'obesità, per il diabete, per il cancro, e però era difficile, la critica che mi veniva era difficile tradurlo in pratica. E allora quest'anno abbiamo, è da qui che nasce questo libro che si chiama Medicina da mangiare, che riprende gli stessi argomenti del cibo dell'uomo, tagliate alcune cose filosofiche che potevano sembrare noiose, ma dà per ogni patologia, dà dei consigli generali per un'alimentazione, per la buona salute, ma dà dei consigli per ogni tipo di patologia. Quindi per il cancro, per il diabete, per le patologie renali, per le patologie autoimmuni, per quelle patologie strane che ci sono oggi, la fibromialgia, per l'endometriosi, per tutte queste cose che... per l'ovaio policistico, per... e i consigli che sono basati su studi, ma sono basati anche sul buonsenso, sul ragionamento, no? Sono basati anche su studi fatti solo negli animali, ma... diciamo che oggi purtroppo quando un malato chiede al medico cosa mi consiglia di mangiare, il medico in genere non sa rispondere e dice: ma no, ma va bene tutto, mangi pure tutto. E no, non è proprio così. Varrebbe la pena di... So che ci sono parecchi medici in sala, la mia ambizione è che il cibo dell'uomo sia letto anche dai medici, no? E non so quanto sia stato letto dai medici, ma poi i medici hanno pochissimo tempo. I medici sono sempre molto specialisti, sono super specialisti, siamo sempre specialisti, sempre più specializzati su dei campi di patologie molto piccoli. C'è tanto da studiare. Io mi occupo prevalentemente di cancro della mammella, ma non riesco mica a leggere tutto quello che viene scritto sul cancro della mammella, non riesco nemmeno a leggere tutto quello che viene scritto sulle cause del cancro della mammella e sul rapporto fra alimentazione e cancro della mammella. Ci sono migliaia e migliaia di studi, è difficile stare dietro a tutto, e quindi capisco che un medico super specializzato non abbia tempo e non abbia la possibilità di andarsi a informare.
però mi auguro che nella prossima generazione di medici ci sarà un maggiore interesse per l'alimentazione. Quindi un po' la storia di questo libro è questa, no? È una semplificazione del libro Il cibo dell'uomo, e ci sono dei consigli specifici per chi ha il diabete, per chi è sovrappeso, per chi sta lottando contro il suo tumore, per chi, dei consigli per sopportare meglio le terapie, dei consigli per chiedersi ma perché vengono tutte queste malattie autoimmuni, queste malattie allergiche, sapete, è forse il campo di patologia che sta aumentando di più. I bambini diventano asmatici, sviluppano le dermatiti atopiche, che sono delle malattie allergiche. E poi la tiroidite di Hashimoto, l'artrite reumatoide, e poi la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, sono tutte malattie che hanno una componente autoimmune, come se il nostro corpo si ribellasse contro se stesso e facciamo degli anticorpi contro i nostri organi. Ma perché succede una cosa del genere? Non è che lo sappiamo con precisione, io sto sempre molto attento di dire che c'è alcune cose che dico e che scrivo anche nei libri, cerco sempre di scrivere, ma questa è un'ipotesi, è la mia opinione personale, ma io penso che la principale causa sia che non rispettiamo più il nostro intestino. Il nostro intestino è il nostro terreno. Non rispettiamo più il terreno, non rispettiamo più il terreno agricolo, lo avveleniamo, lo uccidiamo, perché il terreno è vivo. Nei campi dove non si usano i veleni ci sono, in una manciata di terra ci sono decine di milioni di microbi, sono i microbi che rendono viva la terra, i microbi che fissano l'azoto dell'atmosfera, i microbi che lavorano sui minerali per rendere disponibili il potassio, il magnesio per le piante che crescono. Nel nostro intestino vive un esercito di microbi. Ci sono molti più microbi nel nostro corpo che non cellule nostre umane. Un uomo è fatto da circa 50.000 miliardi di cellule. Pensate, tutti nasciamo da un'unica cellula, dall'uovo fecondato, che si divide in 2, in 4, in 8, in 16, 32. Quando ci sono alcune centinaia di cellule cominciano a differenziarsi, un mistero ancora di come questo succede, e vanno a dare origine ai nostri vari organi, e questi fino a diventare 50.000 miliardi di cellule che collaborano fra di loro, che sono sempre ben collegate per farci funzionare. Guardate, io dico, non avvicinatevi mai a una persona con indifferenza, avete davanti a voi un miracolo, un capolavoro della natura. Quando io vedo una bella ragazza dico, che meraviglioso cumulo di 50.000 miliardi di cellule, eh? Ebbene, ma nel nostro corpo vivono qualcosa come 100.000 miliardi di microbi. Sono sulla nostra pelle, sulle nostre mucose, soprattutto nel nostro intestino. E questi microbi lavorano per noi. Ci aiutano a digerire le sostanze, ci aiutano a sintetizzare delle sostanze, a sintetizzare le vitamine, a sintetizzare delle sostanze che proteggono il nostro intestino. Dobbiamo rispettare il nostro terreno, dobbiamo rispettare e non ucciderli questi microbi. Noi medici oggi abbiamo un abuso drammatico di antibiotici. Gli antibiotici danneggiano potentemente i microbi del nostro intestino. Ci sono migliaia di specie diverse di microbi e a seconda di quello che mangiamo ci sono dei microbi diversi. Se abbiamo un'alimentazione prevalentemente ricca di carni e di pesce, abbiamo certi microbi. Se abbiamo un'alimentazione prevalentemente ricca di cibo vegetale, abbiamo microbi diversi. Se mangiamo i cereali integrali, abbiamo i microbi che sono capaci di digerire le fibre. Se mangiamo prevalentemente farine raffinate, pane bianco, pasta bianca, carne, pesce, salumi, formaggi, eccetera, e non ci sono le fibre, non avremo i microbi per digerire le fibre nell'intestino. Per cui chi stasera comincerà magari per la prima volta ad assaggiare un meraviglioso pane integrale, il meraviglioso pane integrale di Stefano, non se ne mangia, è buonissimo, ma non se ne mangia una mica, se ne mangia una fettina questa sera,
perché altrimenti se non hai microbi capaci di digerire delle fibre, questo pane fermenterà e gonfierà nella pancia. Sapete, il codice europeo contro il cancro, che è stato redatto da un gruppo di lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomanda di mangiare tutti i giorni cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Ma se uno che non è abituato a mangiare i legumi si mette a mangiare pane integrale con i fagioli, finisce a pronto soccorso, perché bisogna cambiare con... No, piano piano. Ci vuole circa un mese per riabituare l'intestino a mangiare i cereali integrali. Ma poi succede un miracolo, perché dopo un mese più nessuno è stitico. È fantastico. Siamo tutti lì che cerchiamo le cose, no? la pillola per prevenire il cancro, eccetera, il cancro, l'infarto. Ma la stitichezza. Ma guardate che una donna su tre, un uomo su quattro è stitico da dover prendere delle pillole, prendere dei lassativi, fare dei clisteri. Ma come si può essere felici se non si fa la cacca tutti i giorni? E guardate che l'esperienza più bella dei nostri studi, in cui abbiamo invitato le persone a cambiare l'alimentazione, è che dopo 2 mesi più nessuno è stitico. È fantastico. Per cui bisogna introdurli con gradualità, ma poi si arriva a un risultato meraviglioso, avere una pancia sgonfia. Quando si mangiano tante fibre, comunque c'è un po' più d'aria nella pancia, ma non c'è la pancia gonfia se le introduciamo con una attenta gradualità. Dobbiamo rispettare i nostri microbi, dobbiamo dargli da mangiare quello che piace a loro, e a loro piacciono le fibre. E se ci sono i microbi buoni nel nostro intestino, sono loro che allenano il nostro sistema immunitario. Lo allenano per renderlo più robusto, più potente, per difenderci dai microbi cattivi, che esistono anche i microbi che non va bene mangiare, ma lo allenano anche per non farlo troppo potente. Perché se è troppo potente, loro lo fanno nel loro interesse, se è troppo potente li cacciamo via, ma se è troppo potente rischiamo anche di sviluppare degli anticorpi contro i nostri stessi tessuti. E perché li facciamo? Perché l'intestino è sempre infiammato. Un sacco di persone ha mal di pancia, pancia gonfia, e questo vuol dire che c'è un'infiammazione nell'intestino. Se l'intestino è infiammato diventa un intestino a colabrodo, cioè assorbe delle cose che non dovrebbe assorbire. Quando noi mangiamo, il cibo viene digerito, gli amidi vengono trasformati in glucosio, le proteine vengono trasformate in amminoacidi, i grassi anche vengono spezzati, perché noi assorbiamo soltanto delle piccole molecole. Ma se l'intestino è infiammato, noi assorbiamo anche delle molecole grosse, e allora facciamo degli anticorpi contro quelle molecole. E dai, alcuni di questi anticorpi saranno capaci anche di danneggiarci. Per le malattie autoimmuni la prima cosa è guarire l'intestino. E la gente mi dice, ma io soffro di colite, cioè i diverticoli, come faccio a mangiare le fibre? E certamente se hai un'infiammazione dell'intestino molto forte, non puoi mangiare il pane integrale dove le fibre sono state indurite dalla cottura al forno e quindi sono dure, anche se le mastichi bene, grattano sulla parete, peggiorano la situazione. Bisogna guarire la colite e poi mantenere l'intestino sano con le fibre, perché nella digestione da parte dei microbi delle fibre l'intestino rimane sano. Quindi il terreno agricolo è il nostro terreno. L'associazione che ho fondato con la mia socia Enrica 3 anni fa, quando sono andato in pensione, si chiama La Grande Via. Trovate l'informazione su internet www.lagrandevia.it. La Grande Via è la via del cibo, la via del movimento, la via dell'attività fisica. Siamo sempre più sedentari. E la via spirituale. Sono le 3 vie per la longevità in salute. La Grande Via per la longevità in salute. La Grande Via ha deciso anche di fare una cosa, un impegno che mi fa tremare le vene ai polsi, data la sua difficoltà. Ha deciso di fare una guida dei produttori etici,
dei produttori agricoli che rispettano la terra, dei produttori che non usano veleni, dei produttori che hanno capito che per guarire l'uomo bisogna guarire la terra. Immagino che ci saranno fra di voi dei produttori agricoli etici, se avete voglia poi, finita la conferenza, andate a fare due chiacchiere con la mia socia Enrica, che è anche una guida dei ristoratori etici. Pensate, l'idea di questa guida ci è venuta perché giriamo sempre per tutta Italia per fare conferenze. Eravamo a Bologna e ci avevano ospitato in un albergo. Per mattina andiamo a fare colazione, un sacco di roba c'era da mangiare, e non trovavamo niente da mangiare perché era tutta roba che noi raccomandiamo di non mangiare. C'era il pane bianco, naturalmente c'era il pane in cassetta, c'era un sacco di zucchero, c'erano dei dolci pieni di zucchero, talmente pieni di zucchero che non si potevano mangiare, c'erano salumi. Il codice europeo contro il cancro dice: evitate le carni lavorate e limitate il consumo di carni rosse, sono associate soprattutto ai tumori dell'intestino, ma anche ai tumori dello stomaco e anche ad altri tumori, ma non è così chiaro. E c'erano dei succhi di frutta zuccherati. Il codice europeo contro il cancro dice: evitate le bevande zuccherate. Questo è un problema particolarmente importante per voi del Sud Italia. Voi sapete che il Sud Italia ha una frequenza di obesità molto maggiore che al Nord. I bambini del Sud Italia. Oggi, passeggiando per Catanzaro, ho visto alcuni bambini che mi ha fatto proprio una pena. Cosa diventerai da grande, no, se sei già così grasso da piccolo? Il mio problema, capite, è che alle mie conferenze vengono solo i magri. Si intravedo una persona un po' sovrappeso, ma insomma, cioè vengono, venite voi che non avete bisogno di venire alle mie conferenze. Sì, preoccupiamoci della salute dei nostri bambini. Sapete, ormai il mondo medico si sta svegliando. Pensate che il cardiologo americano, nell'agosto scorso, la potentissima società dei cardiologi americani, l'American Heart Association, ha emesso delle raccomandazioni per i bambini sullo zucchero. Hanno rivisto tutti gli studi sul rapporto fra zucchero e salute dei bambini in particolare, hanno concluso: non facciamo neanche assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita, e poi che lo zucchero non sia più del 5% delle calorie totali che si mangiano nei primi 2 anni di vita. Non c'è bisogno di assaggiare. È chiaro che ai bambini piace il dolce, ma qual è il dolce che piace a un bambino nel primo anno di vita? Qual è l'intensità di dolce che ama? E l'intensità di dolce del latte della mamma. Il latte della mamma è dolce, ma è proprio molto meno dolce di tutti i latti commerciali, di tutti i prodotti commerciali. È quell'intensità di dolce lì che va bene, non ha bisogno di cose più dolci. Io raccomando anche, per esempio, quando si svezzano i bambini, di svezzarli con le pappe di cereali e le pappe di verdura prima di dare la frutta, perché la frutta ha molto zucchero comunque, no? È uno zucchero molto sano quello della frutta, perché c'è il veleno, ma c'è anche il contravveleno. Però proprio perché non mi rifiutino le verdure poi, no? se lo svezzo con la frutta, perché la frutta gliela do ma un po' più tardi. Parlavamo dell'importanza del terreno. Guardate che salvare il pianeta e salvare l'uomo sono due obiettivi proprio sulla stessa strada. Sono proprio due obiettivi sulla stessa strada. Ma non di solo pane vive l'uomo. Vi ricordate quando Gesù ha digiunato per 40 giorni nel deserto e poi è stato tentato dal diavolo? Non di solo pane vive l'uomo. L'uomo vive anche allenando il proprio corpo, rispettando il proprio corpo. La vita sedentaria che facciamo oggi è terribile. Sapete, a parità di tutti i fattori che influenzano la mortalità,
chi fa 45 minuti di attività fisica al giorno, un'attività fisica da stancarsi un po', insomma, una camminata veloce, uno sport, 45 minuti di attività fisica al giorno riduce la mortalità del 33% rispetto a chi non fa mai attività fisica. Si arriva a una riduzione per chi fa un'ora e mezza, tra un'ora e due ore si arriva a una riduzione del 40% della mortalità. Fare di più non serve, anzi chi fa più di 5 ore di attività fisica intensa al giorno muore un po' di più addirittura. Per cui non esageriamo. Sono gli atleti, no? Gli atleti hanno dei problemi anche perché complessivamente sono in buona salute, ma esagerano talmente nell'allenamento che si causano anche dei danni. Tre quarti d'ora al giorno. Noi diciamo di investire tre quarti d'ora al giorno in attività fisica e investire altri tre quarti d'ora per preparare da mangiare, perché noi raccomandiamo di mangiare i cibi e non le trasformazioni industriali dei cibi. Va benissimo mangiare qualche prodotto industriale, poi in Italia abbiamo un prodotto industriale che è una meraviglia per la salute, che è la nostra pasta. Stiamo attenti al pane bianco, non è la pasta che fa male. La pasta c'è del zucchero piano. Sono gli stessi amidi del pane di grano duro e della pasta di grano duro. Esattamente la stessa composizione chimica. Ma il pane fa salire rapidamente la glicemia, la pasta no. Sapete che chi fa la maratona prima di partire, qualche ora prima di partire, si mangia tre etti, addirittura mezz'ora, mezzo chilo di spaghetti, proprio perché questi spaghetti gli daranno zucchero piano piano per tutta la gara. Per cui abbiamo, è un esempio di cibo industriale di ottima, che va molto bene per la salute, ma in linea di massima mangiamo i cibi e non le trasformazioni industriali. C'è questo bravissimo giornalista americano Michael Pollan che dice: quando andate al supermercato andateci sempre accompagnati dalla vostra bisnonna. Se non avete la bisnonna, immaginate che la bisnonna sia accanto a voi e tutto quello che lei non riconosce come roba da mangiare non compratelo, però leggete anche l'etichetta. Se ci sono delle parole che lei non sa cosa vogliono dire, non comprate quella roba lì. E poi dice: quando andate al supermercato state solo lungo i muri periferici, non andate nei corridoi centrali, perché lungo i muri periferici ci sono i cibi, c'è la frutta, c'è la verdura, c'è il latte, c'è il pesce, c'è la carne. Nei corridoi centrali ci sono le trasformazioni industriali dei cibi, ci sono tutte le scatolette possibili, tutte le bevande zuccherate, tutti i cibi pronti da mettere nel forno a microonde, tutti i cibi ultralavorati dall'industria. E sono appena pubblicato uno studio francese. Sono 100.000 persone che hanno reclutato attraverso il web e che ogni qualche mese compilano un diario su quello che hanno mangiato il giorno prima. E questi ricercatori hanno classificato queste persone in funzione di quanto consumano di cibi che hanno chiamato ultra processed, che comprendono tutti i cibi, spazzatura, le patatine, le bevande zuccherate, le bevande zero, le merendine, tutti i cibi che contengono quantità di sostanze strane ai cibi, i coloranti, i conservanti, tutti i cibi pronti da mettere al microonde, i salumi e così via. E grosso modo oggi fra un quarto e metà del cibo che mangiamo viene da questo tipo di cibi. Ebbene, seguendo nel tempo queste persone classificate sulla base di quanto cibo ultra lavorato mangiavano, si è visto che più ne mangi più ti ammali di cancro. È il primo studio e non c'è mai da fidarsi di un solo studio, però è molto logico questo risultato, era atteso. Sapete, chi ha la glicemia più alta si ammala di più di cancro. Ma
non sto parlando di diabetici, sto parlando delle persone normali. La glicemia sta fra 70 e 110 valori normali. Ma chi sta? Il quarto delle persone che noi abbiamo studiato nel nostro grande studio, il cancro della mammella, no? Il quarto delle donne che hanno la glicemia normale ma verso l'alto dei valori normali ha un rischio doppio di ammalarsi di cancro della mammella rispetto alle donne che hanno la glicemia normale ma verso il basso dei valori normali. E lo stesso le donne che hanno sviluppato un cancro al seno, se hanno la glicemia più alta, si ammalano di più di recidive, di metastasi. E purtroppo il cibo raffinato è un cibo che fa alzare la glicemia e quindi favorisce il diabete, favorisce l'infarto, favorisce l'obesità, favorisce il cancro. Chiediamoci, diventiamo consapevoli di quello che stiamo mangiando. Ma poi c'è la terza via, la via spirituale. Guarda, parlo di via spirituale, non la spiritualità non è necessariamente una cosa religiosa. Tutti noi abbiamo una vita spirituale, anche quelli di noi che si dichiarano atei. E oggi ci sono studi che mostrano che con la nostra mente noi possiamo influenzare la nostra salute, possiamo influenzare il funzionamento del DNA. Pensate, gli studi sono stati fatti sui meditatori, sulle persone che meditano. Si fa un prelievo di sangue prima di una seduta di meditazione, un prelievo di sangue dopo, e si va a vedere quali sono i geni che sono attivi e quelli che non sono attivi. E si vede che un'ora di meditazione modifica l'attività di decine di geni. Alcuni li accende e alcuni li spegne, e in particolare spegne i geni dell'infiammazione. E l'infiammazione cronica, l'infiammazione che tutti noi abbiamo un pochettino nel nostro sangue, è una condizione che favorisce le malattie croniche, favorisce l'infarto, favorisce l'Alzheimer, favorisce il cancro. C'è un bellissimo studio fatto dall'Università di Harvard. Harvard e gli Stati Uniti sono stati i primi a fare questi grandi studi prospettici. Pensate, 40 anni fa, era la fine degli anni 70, avevano reclutato 120.000 infermiere americane, che seguono ancora oggi, e ce ne sono ancora 80.000 che sono vive, e queste infermiere ogni qualche anno compilano un questionario su quello che mangiano, sui farmaci che prendono, sulle loro abitudini, su tanti fattori. È stato uno studio importantissimo, ci ha dato molte informazioni sul rapporto fra lo stile di vita e le malattie. Ma in questo questionario c'era anche una domanda che non avevano mai analizzato, e l'hanno analizzata soltanto 2 anni fa. E la domanda è: quante volte vai al tempio? Al tempio, è perché sono cattoliche, protestanti, ebrei, altre religioni minori. E il risultato di questo studio è stato sorprendente. Pensate, le infermiere che andavano al tempio 2 volte alla settimana o più, a parità di età, a parità di tabacco, a parità di alcol, a parità di reddito, a parità di reddito del marito, perché le infermiere guadagnano più o meno tutte uguali, a parità di supporto sociale, che sono tutti fattori che, a parità di stile alimentare, le infermiere che andavano al tempio 2 volte alla settimana più hanno avuto una mortalità di 1/3 inferiore rispetto a quelle che non andavano mai al tempio. E anche quelli che andavano solo 1 volta alla settimana avevano una mortalità significativamente più bassa. E loro presentano questi dati e non li commentano. Ma la prima cosa che mi è venuta in mente è che cosa vai a fare al tempio? Vai a pregare. La preghiera è un po' la forma occidentale di meditazione, la meditazione più tipica delle culture orientali. E io quando ero piccolo mi chiedevo sempre: ma cosa andavano a fare le mie vecchie zie tutte le sere a recitare il rosario? Ma che palle recitare il rosario tutte le sere! Ebbene, probabilmente queste zie andavano a silenziare i loro geni dell'infiammazione. La meditazione attiva il nervo vago. Il nervo è un nervo che parte dal cervello e che scende giù lungo il collo e arriva a tutti i nostri organi per tranquillizzarli.
a tranquillizzare tutti i loro organi interni. E una cosa che mi ha colpito è che in questo studio la protezione era più forte per le donne afroamericane che per le donne bianche. Le donne nere, andare in chiesa le protegge di più che le donne bianche. E perché? Per quel poco che conosco gli Stati Uniti, cosa fanno le donne nere quando vanno in chiesa? Cantano i gospel. E se canti, non pensi. Se canti, libera la mente. Per cui un suggerimento per chi di voi non va in chiesa almeno due volte alla settimana: cantate almeno due volte alla settimana. Ci sono sempre più dati che la nostra vita mentale, la nostra vita spirituale. Noi organizziamo, la Grande Via finalmente ha una sede in Toscana, a Camaldoli. Sono i monaci camaldolesi che ci hanno messo a disposizione una bellissima struttura dove possiamo ospitare e dove facciamo corsi di cucina. La prossima settimana, il prossimo weekend, facciamo un corso per operatori della nutrizione, per nutrizionisti, per medici, biologi nutrizionisti e dietisti, che è specificamente orientato all'alimentazione, ai consigli alimentari che possiamo dare ai malati di tumore. In luglio, dal 9 al 18 di luglio, facciamo un incontro che abbiamo chiamato il Cammino di Luce, che sarà un incontro dove si fanno tutti i giorni delle meravigliose passeggiate nelle foreste del Casentino, che sono le foreste bellissime, e faremo due gruppi, un gruppo per quelli che per i giovani che sanno camminare, insomma, un gruppo per gli allenati e un gruppo per i non allenati, per fare capire nel corso di 10 giorni alle persone che non si muovono mai che bastano 10 giorni per rendersi conto che stai meglio se ti muovi, no? E per incoraggiarli a continuare. Ma cammino di luce anche perché poi soprattutto al pomeriggio faremo delle pratiche di meditazione. Tutto laico, non c'è niente, anche se siamo ospiti dei monaci camaldolesi non c'è niente di religioso. Poi la domenica c'è una bellissima messa da andare a sentire per chi la vuole andare a sentire, ma nel pomeriggio facciamo degli esercizi per allenare la nostra mente alla felicità. Guardate che la tristezza, la depressione è proprio una caratteristica così, così importante, così frequente del mondo di oggi. E invece coltivando la vita spirituale coltiviamo la nostra felicità. Quindi il cibo, la via del cibo. Stasera abbiamo la meraviglia del pane fatto con questi grani, antichi. La via del movimento tutti i giorni. L'importante è basta, ma per chi non è abituato, per chi pensa di stancarsi troppo, cominciate con 10 minuti al giorno, ma tutti i giorni. Nel volgere di una settimana fate 15 minuti, nel volgere di un mese o due fate mezz'ora al giorno, e poi si comincia a capire che ti fa bene, che stai meglio. La gente mi dice che non ha tempo di camminare. Ma come non hai tempo di camminare? Ma come non puoi trovare mezz'ora al giorno? Mi dice che non ha tempo di cucinare. E poi guardano i cuochi che cucinano in televisione. Ma basta spegnere la televisione che hai tempo di cucinare e hai tempo di camminare. La mia raccomandazione è in realtà è di guardare la televisione, ma guardate solo la pubblicità. Così sapete cosa non mangiare. Bravo! Forse abbiamo qualche tempo per se qualcuno vuole fare delle domande, magari avvicinatevi qua. Ah sì, avvicinatevi qua che c'è il microfono. Evitiamo delle domande personali,
delle domande che possono interessare tutti. Allora, grazie intanto per questo momento così importante. Volevo chiederle perché intollerante al glutine può o non può mangiare cibo integrale, quindi pane integrale e altro? Allora, c'è una malattia che si chiama celiachia, per cui è una malattia autoimmune, in cui facendo degli anticorpi contro dei pezzi della molecola del glutine non digerita, questi anticorpi danneggiano anche gravemente il nostro intestino. Chi ha questa malattia deve togliere il glutine completamente dalla sua vita. Meglio anche evitare le tracce, anche se delle tracce minime. Ma state attenti però, evitate anche i prodotti per celiaci in farmacia, perché sono delle porcherie, piene di farine raffinatissime, piene di fecole, di patate, della roba che fa... Cioè i celiaci si ammalano di diabete perché mangiano queste porcherie. Mangiate il riso integrale, mangiate il miglio, mangiate il grano saraceno, mangiate il mais, ci sono tantissimi cereali buonissimi da mangiare, mangiate i legumi, ma non mangiate il cibo per celiaci, se non eccezionalmente naturalmente. L'industria ha sviluppato una veramente qualcosa di perverso, pieni di zucchero questi cibi sono. L'intolleranza invece non è una condizione così seria, così grave. Perché vengono le intolleranze? Io non lo so, non ci ho mai capito, devo dire, faccio una premessa, non ci ho mai capito niente nell'intolleranza, però sono colpito dal fatto che in Italia le intolleranze più frequenti sono le intolleranze al glutine e le intolleranze ai pomodori. E perché? Perché gli italiani mangiano tutti i giorni glutine e pomodori. La pasta al pomodoro, il pomodoro fresco, il pane tutti i giorni. E il nostro organismo vuole la varietà, non vuole che mangiamo sempre le stesse cose. L'intolleranza è qualcosa che l'organismo ti dice basta, non mangiare sempre le stesse cose, cambia, cambia. Tu togli per un po' il glutine e stai meglio, ma poi non è che lo devi togliere per tutta la vita, lo puoi reintrodurre, ma non introdurlo tutti i giorni. Un giorno mangia il grano, un giorno mangia il riso, un giorno mangia il miglio, un giorno mangia il mais, no? E così hai una varietà. La varietà è estremamente importante. Oggi purtroppo l'agricoltura è andata verso una riduzione drammatica della biodiversità. Veramente, quando io ero bambino, c'erano degli ortaggi, c'erano 50 diverse varietà, oggi ce ne sono 4, 5 dello stesso tipo di ortaggio. Pensate alle mele, ma c'erano, io probabilmente ho assaggiato 50 mele diverse andandole a rubare in campagna dai vari agricoltori che avevano, mi ricordo andavo in bicicletta, mi fermavo sotto un albero, rubavo una mela, ma che bellezza che era. Adesso ci sono 4 mele, la mela rossa, la mela verde, la mela gialla e la mela renetta. Abbiamo perso la varietà perché l'industria agricola ha deciso di produrre solo quello che rende di più. Ma il nostro corpo è stato progettato per avere una grande varietà di cibi. Nel nostro studio delle 500.000 persone siamo andati a studiare il cancro del polmone. A parità di sigarette fumate, chi mangia più verdure si ammala di meno. Ma a parità di sigarette fumate e di quantità di verdure mangiate, chi ha una varietà delle verture che mangia si ammala ancora di meno. La varietà è importantissima. Mangiamo tutto quello che il Padre Eterno ci ha messo a disposizione. Oggi sono andato nell'orto di Stefano oggi e era un trionfo questo orto, una cosa assolutamente bellissima. Ho mangiato almeno 4 varietà diverse di pomodori, prendendoli così dal campo, senza bisogno di lavarli, perché se mangi un po' di terra, mangi un po' di microbi buoni. Ma che buoni che erano! Altre domande? Allora, io mi complimento per la sua chiarezza e semplicità, l'ha fatto capire anche a me che sono medico.
Fantastico, guarda, caro collega. Mi ha colpito questa storia della protezione del territorio. Lei ha parlato solo di una parte della protezione, dei microbi. Io là vedevo poco fa le pecore che pascolavano. E noi ci invitano ormai a fare figli. Tieni il microfono dritto. Sì, ci invitano a fare figli. Lo so che in Italia si nasce meno, però siamo abbondantemente compensati dal resto del mondo. Noi fra 50 anni raddoppieremo la popolazione. Quindi io mi preoccupo del metro quadro del terreno, di quello che sarà distrutto, non i microbi, sarà distrutto il nostro territorio. E allora ci sono costruzioni, navi, macchine, gas, discarico, tecnologie. Come produrremo il cibo? Solo tecnologicamente. Ma questo è un argomento molto complesso da discutere. Molti terreni sono stati abbandonati e molti terreni sono stati distrutti proprio dalla pianura padana, per esempio. Non c'è più humus nella pianura padana. Cioè, se non metti azoto non riesci a produrre niente. Bisogna quindi recuperare i terreni abbandonati e risanare i terreni avvelenati. Guarda che la principale causa, oggi si produce molto più cibo di quanto ha bisogno l'uomo, ma gran parte di questo cibo serve per l'alimentazione animale, perché una volta le vacche mangiavano l'erba e anche le pecore mangiavano l'erba. Le pecore ancora oggi mangiano abbastanza l'erba, le capre ormai, gran parte delle capre l'erba non la vedono più come le vacche. E non sono in competizione con noi, perché noi l'erba non la possiamo mangiare, ma oggi le vacche mangiano cereali e legumi. Ci sono delle enormi estensioni di monocultura di soia transgenica, queste monoculture che espropriano i contadini della loro terra per produrre cereali per l'alimentazione animale. Un collega che lavora con il volontariato in Eritrea mi ha detto che era impressionato, perché il terreno agricolo dell'Eritrea, adesso sto esagerando retoricamente, ma per metà è per produrre cereali per l'alimentazione delle vacche che vengono esportati, e per l'altra metà è per produrre fiori che vengono esportati in Olanda, dove c'è la grande banca dei fiori. Da quando so questo, naturalmente con un uso di pesticidi spaventoso, da quando ho saputo questa storia io non ho più comprato un mazzo di fiori. Mi invito a non comprare i mazzi di fiori. Ma questi sono... E poi ci raccontano che queste grandi monoculture servono, perché serviranno per produrre il cibo per... No... L'importante è che gli uomini possano produrre il loro cibo, l'agricoltura di prossimità. È un discorso lungo, ci richiederebbe grazie comunque di questo intervento. Buonasera, innanzitutto grazie di essere qui. Io volevo fare questa domanda. Lei parlava prima che chi non è abituato a mangiare cibi integrali dovrebbe gradualmente. Chi ha un'infiammazione intestinale, in uno dei suoi video consiglia di mangiare la crema di riso per disinfiammare. Io volevo capire la quantità giornaliera, quanti giorni può essere conservata in frigo, quanto tempo andrebbe mangiata per disinfiammare e poi iniziare a mangiare integrale. Grazie. Preparare la crema di riso è interessante, il riso integrale, perché il riso è ricco di sostanze antinfiammatorie. Ma non è che si deve mangiare solo il riso integrale. La primissima cosa quando c'è una colite è togliere il cibo animale, perché il cibo animale è più ricco di zolfo, più ricco di aminoacidi solforati, che nella putrefazione intestinale generano dell'H2S, questo gas che puzza di uova marcio e che infiammano la mucosa. Però per togliere le fibre, se tu togli le fibre cosa mangi? Mangi carne e formaggi, sono gli unici alimenti che non hanno fibre.
e invece no, togliamo completamente le carni e i formaggi, mangiamo il riso integrale ma sotto forma di crema, cioè lo facciamo cuocere a lungo, addirittura una tazza di riso, 8 tazze di acqua, cotto per almeno 2 ore, poi passato al setaccio per togliere le fibre, ma lì ci sono le sostanze antinfiammatorie del riso. Il pesce va bene, il pesce perché anche lui contiene gli aminoacidi solforati, ma contiene anche gli omega 3 che sono molto antinfiammatori, quindi il pesce è molto ben tollerato da chi ha la colite. E poi alcuni altri accorgimenti di cui si parla molto nel libro naturalmente. Ma per quanto tempo? È venuta da me una suorina, una bella ragazza, che però soffriva di questa colite da anni, no? Lei lavorava in un istituto per persone gravemente handicappate, una di queste persone che dedicano la propria vita agli altri. E allora le ho consigliato di fare la crema di riso, e poi le ho detto però anche, ma la crema di riso, anche se è una crema, la devi masticare a lungo, devi girarla in bocca 50 volte prima di mandarla giù, perché viene digerita dalla saliva, se non la insalivi arriva nell'intestino e fermenta e gonfia. E lei mi dice, no dottore, questo non lo posso fare, perché io mangio in piedi, io sono sempre di corsa, non ho assolutamente tempo. Allora io l'ho fregata, perché subito mi sono detto, allora tienti la tua colite. No, poi, ma lei prega. Dice, certo che prego. E allora mastica mentre preghi. Lei si è messa a recitare mentalmente le sue Ave Maria mentre mastica la crema di riso. Mi ha telefonato dopo 10 giorni che stava benissimo, era tutto passato, non c'era più infiammazione intestinale. 10 giorni, ma basta meno. Lei ha parlato prima di 3 concetti fondamentali che io amo: il tempo, la conoscenza e la consapevolezza. Sono 3 elementi che di questi tempi sono in contrasto con la nostra vita quotidiana. Noi non abbiamo né l'uno e ci allontaniamo sempre più, abbiamo una paura folle sia della conoscenza che della consapevolezza. Io mi farebbe piacere avere il suo supporto riguardo a questo, perché io da medico ho cercato di rubare tempo al mio lavoro per dedicarlo alla conoscenza e alla consapevolezza e per cercare di capire e di far capire anche che noi non abbiamo bisogno di risposte rapide e immediate, come può essere una malattia e il farmaco per guarire, una malattia organica, come può essere una malattia psichiatrica e lo psichiatra per guarire. Noi abbiamo bisogno di tempo, conoscenza e consapevolezza, perché noi siamo i principali artefici non solo della nostra salute ma anche del nostro stato di malattia. E perché prendendosi tempo e acquisendo conoscenza e consapevolezza, noi siamo i migliori medici di noi stessi, siamo quelli che possiamo veramente guarire noi per guarire il mondo. Grazie, grazie di questo. Non c'è bisogno di risponderti, però una piccola osservazione te la faccio, perché chi è che ci ruba il tempo? Ce lo dobbiamo da togliere. Ce lo rubiamo moltissimo da soli. Guardate che, considerate la vostra vita, siamo sempre bombardati da informazioni di ogni tipo, abbiamo sempre la televisione accesa. Questo è un furto di consapevolezza. Ovunque andiamo c'è musica, c'è rumore, c'è luci, ci sono immagini, no? come se ci fosse un sistema che ci vuole impedire di rimanere con noi stessi, e per la consapevolezza dobbiamo rimanere con noi stessi. E cerchiamo di essere consapevoli che possiamo difenderci da questi ladri del tempo. Grazie. Volevo chiederle quando la sclerosi multipla si risveglia, che alimentazione consiglia? Questo è un tema di grande complessità. La sclerosi multipla è una malattia che ha probabilmente varie cause, ma ha anche una componente autoimmune. Io sono molto colpito dalla
dalla mancanza di interesse dei neurologi nei confronti delle testimonianze che ci sono di persone che hanno avuto dei miglioramenti clamorosi della loro sclerosi multipla, persone in carrozzella che si sono potute alzare lavorando sull'alimentazione. Ma non posso essere sicuro che sia una strada risolutiva in tutti i casi, ma in certi casi lo è stata. E allora sarebbe bene che i medici, che i neurologi si impegnassero a studiare questa cosa. Un'alimentazione che tenga bassa l'infiammazione. Togliamo l'infiammazione. L'infiammazione comunque peggiora la sclerosi. Per ridurre l'infiammazione togliamo tutto il cibo animale eccetto il pesce. E arricchiamo la nostra dieta di sostanze antinfiammatorie che stanno nei cereali integrali e nelle verdure. Anche qua io penso che ci vorrà una generazione perché i neurologi comincino a considerare seriamente l'importanza dell'alimentazione per la prevenzione delle malattie neurodegenerative, per la prevenzione dell'Alzheimer, per la prevenzione del Parkinson e anche per aiutare le persone che hanno sviluppato la sclerosi multipla a perlomeno ritardare l'evoluzione invalidante. E chi come me lavora con l'alimentazione ha visto delle cose importantissime, ma è lo stesso anche per gli oncologi. Gli oncologi sembra che non vogliano sentir parlare di alimentazione, ma ci sono fior di studi che indicano che è una strada interessante per aiutarci, per aiutare le cure oncologiche. A volte vengono dati dei consigli completamente assurdi, qualche cosa che può aiutare il cancro, ma anche la semplice cosa di... Guardate, quando abbiamo pubblicato per la prima volta l'osservazione che le donne che hanno la glicemia verso l'alto dei valori normali hanno un rischio doppio di ammalarsi di cancro della mammella, io pensavo che una notizia così importante sarebbe stata accolta nel mondo oncologico con interesse. Non ha interessato nessuno. Era il 2002, era stata appena annunciata la mappatura del genoma umano, avevamo letto tutto il genoma umano, si aprivano delle possibilità di trovare nuovi farmaci, nuove strade per curare il cancro, e che si sono anche aperte, sono stati fatti dei farmaci importanti, ma gli oncologi sanno benissimo che il cancro si nutre di glucosio, lo sanno perché usano la PET, la tomografia, emissioni di PET, in questo esame si inietta del glucosio radioattivo in vena. E dove va il glucosio? Va 40 volte di più nelle cellule tumorali che nelle cellule normali, perché loro, le cellule tumorali, per vivere hanno bisogno di consumare 40 volte più glucosio delle cellule normali. E non diamoglielo questo cavolo di glucosio, basta tenere bassa la glicemia e le cellule tumorali sono in difficoltà. Eppure, anche nell'ospedale dove io ho lavorato 40 anni, a tutti i piani del nostro ospedale ci sono le macchinette distributrici di merendine e di bevande zuccherate. È drammatico, cioè occorre qualche cosa che scuota in qualche modo il mondo medico per dire ma riprendiamoci la conoscenza, questa conoscenza semplice che può aiutare, che può aiutare. Buonasera, mi chiamo Barbara, la seguo molto su internet, complimenti e grazie per la chiarezza con cui ci sta parlando stasera. Mi chiedevo, il latte, che effetto ha nel nostro organismo, sia nelle persone, nei pazienti insomma, che vogliono fare prevenzione, sia nei malati di tumore, e in più l'importanza della vitamina D, sia in termini di prevenzione che di terapia, insomma. Terapia. Per i malati tumorali, grazie. Il latte, come noto, è un alimento per far crescere. Il latte di mamma deve far crescere un bambino di 10 kg, 8-10 kg nel primo anno di vita. Il latte di vacca
serve per far crescere un vitello di 150 kg. Il latte di vacca è molto più potente, molto più ricco di proteine. Già questa considerazione suggerisce che forse quando c'è qualcosa che cresce dentro di noi e che non dovrebbe crescere, è meglio non bere latte. Chi beve latte ha queste sostanze che si chiamano fattori di crescita più alti nel sangue. Chi ha i fattori di crescita più alti nel sangue si ammala di più di cancro. Ma in generale gli studi non hanno mostrato che chi beve latte si ammala di più di cancro. Si ammala di più di cancro della prostata. Latte e formaggi sono associati ai tumori della prostata. Però in generale non è... Ma perché dobbiamo bere latte? Nel mondo medico c'è una grande presunzione che il latte e i formaggi servano alle ossa. Ma non c'è nessuno studio che abbia dimostrato che chi beve latte e formaggi ha meno fratture. Anzi, esiste il contrario. Nel nostro studio EPIC siamo andati a vedere, sono state più di 1000 persone che hanno avuto la frattura dell'anca e siamo andati a vedere che cosa mangiavano chi ha avuto la frattura, chi non... e abbiamo visto che più carne mangi più hai fratture, più verdure mangi meno hai fratture, più latte mangi più formaggio mangi, non cambia rigorosamente niente. È vero che è ricco di calcio, ma per qualche altro meccanismo, forse per la ricchezza di proteine, la carne aumenta il rischio perché è molto ricca di proteine e non ha calcio. Il latte è molto ricco di proteine, i formaggi sono molto ricchi di proteine ma hanno calcio. Le verdure hanno calcio e sono poverissime di proteine. No, c'è proprio questo andamento generale che non... Ma non è che le proteine facciano male in generale, no? Però l'eccesso di proteine fa male. Per cui non abbiamo nessuna ragione speciale di bere latte. E poi consideriamo, per quanto riguarda il latte di vacca, che il latte di oggi è qualcosa di completamente diverso dal latte di ieri. Il latte che mi dava la mia mamma con il caffè latte al bambino, quando ero bambino, al mattino si mangiava il caffè latte, erano vacche che producevano 10 litri di latte al giorno. Oggi arrivano a produrne addirittura 50, 40 è comune, perché hanno cambiato il loro cibo. Le vacche non mangiano più l'erba, ci sono ancora delle vacche che mangiano erba, però gran parte, della, diciamo che il 98% della produzione di latte bovino nel mondo è fatta da vacche che l'erba non l'hanno mai vista nella loro vita. Le vacche oggi vengono munte durante tutta la gravidanza. Una volta, dopo qualche mese che la vacca era gravida, smetteva di produrre latte, si seccava. Adesso viene munta fino all'ottavo mese avanzato. E nel terzo trimestre di gravidanza, nel latte di vacca, ci sono una quantità di estrogeni molto superiore che all'inizio della gravidanza. Noi ci becchiamo degli estrogeni quando beviamo il latte. Cioè, sono pochi studi sui malati di cancro. C'è uno studio sul cancro della mammella che mostra che le donne che bevono latte hanno più metastasi, uno studio sul cancro della prostata che mostra che gli uomini che bevono latte hanno più metastasi. Sono studi isolati, non è detto che sia così controindicato, ma per prudenza, siccome non serve a niente, mangiamo il latte se lo troviamo quello buono qualche volta. Oppure mangiamolo se ci piace, se è una soddisfazione che ci dà, ma non mangiamolo per la salute, per favore. Buonasera. Lei prima ha suggerito la crema di riso in caso di infiammazione intestinale, comunque del colon. Cosa ne pensa invece del brodo di ossa, che spesso viene consigliato per il suo contenuto in collagene? Grazie. Ma guardate, effettivamente i brodi possono essere interessanti, anche i brodi di carne e di ossa. Noi consigliamo il brodo di miso, perché quello che riduce l'infiammazione sono gli amminoacidi liberi. Nella cottura, se metti la carne a bollire nell'acqua fredda, trovi un brodo molto ricco di amminoacidi, cioè trovi delle proteine che sono già in buona parte digerite.
Io preferisco per sicurezza il brodo di miso, perché con la fermentazione le proteine sono veramente totalmente digerite e hanno un effetto antinfiammatorio. E poi può darsi che il collagene abbia un'azione protettiva, ma però non conosco gli studi specificamente. Io consiglio piuttosto il brodo di miso. Ma cos'è il miso? non so se a Catanzaro c'è il ristorante giapponese, no? Ma quando vai al ristorante giapponese ti portano sempre un brodo. Il miso è un prodotto di soia fermentata che si usa un po' come se fosse un dado, no? Soltanto che non lo si fa bollire, lo si mette, si fa un brodino di verdure e alla fine si aggiunge questa pasta che è il miso. La soia va bene. Ci sono miliardi di persone che mangiano soia tutti i giorni. Rapidamente, dopo ci sarà una conversazione in campo in cui parlerò dei grani, ma adesso volevo dire due cose che secondo me chi non ci seguirà nell'altra fase è opportuno che sappia. Cioè, la società della crescita a tutti i costi, questo neoliberismo orrendo, crea prima di tutto una serie di notizie sulle quali poi fa il suo gioco. Primo, ho sentito l'altra volta qualcuno in televisione diceva che nel 2050 saremo 10 miliardi di abitanti, come faremo per sfamarli? Noi produciamo già per 12 mila miliardi di abitanti, quindi noi produciamo l'1,5% di quello che basterebbe a sfamare tutta la popolazione mondiale. Il problema della fame nel mondo è legato a ben altre cose, alla distribuzione delle risorse, all'economia, eccetera. Non so, ma con gli sprechi, noi sprechiamo il 57% dei cibi preparati per mangiare vengono buttati via. In Italia si sprecano 108 kg di cibo pro capita all'anno, negli Stati Uniti 110 kg di cibo pro capita all'anno. Con le sole calorie sprecate negli Stati Uniti potrebbero nutrirsi 1.961.000.000, scusate, 3, scusate la precisione, ma mi è venuto in mente, di uomini, cioè una volta e mezza quelli che attualmente muoiono di fame. Quindi capite bene che la fame nel mondo ha un'altra storia, un altro tipo di... Questa è la prima cosa su cui... Per far passare l'idea degli OGM, lei parlava di latte prima, e il Posilac dove lo mettiamo? Questo additivo che porta le DAC a produrre di più in presenza delle famose quote latte che solo negli Stati Uniti costano 2 milioni di miliardi di dollari, giusto per capirci. In realtà il problema è che per far passare gli organismi geneticamente modificati si è fatto ricorso a una balla colossale. Chiunque abbia fatto un esame di genetica 20 anni fa si ricorda una vecchia, un gene e una proteina. Non è vero, la mappatura del genoma umano dimostra che noi abbiamo massimo 22.000 geni, qualcuno arriva a 24.000, ma alcuni non sono codificanti. Però abbiamo più di 100.000 proteine, allora quante proteine codifica un gene? Questo perché per tranquillizzarci, perché intervenendo su qualcosa non facciamo altro. Per finire, una rapida informazione. Esiste anche l'intolleranza al glutine di tipo non celiaco, come delle allergie per tante altre cose, ma la celiachia negli ultimi 20 anni è passata da un caso ogni 1750 abitanti a un caso ogni 105 abitanti. Vogliamo chiederci perché? Perché quando non era ancora stata messa a punto l'ingegneria genetica, nei laboratori dell'Enea hanno bombardato il granduro capelli spostando una delle molecole del glutine, si chiama creatina. Allora, i celiaci non sono intolleranti al glutine in assoluto, ma al loro glutine. Oggi il grano greso creato con questo meccanismo serve per produrre il 90% delle paste che consumiamo. Allora, se noi non cominciamo a svelare le balle, la truffa culturale che chi gestisce il potere cerca di far passare, non riusciremo mai a capire dove dobbiamo andare. E abbiamo bisogno di volta in volta di avere qualcuno che ci informi. In realtà le cose sono un po' più complicate. E la ricerca di Caltagirone, lavorando su un certo numero per 30 anni, con l'alimentazione dei grani tradizionali, i grani duri siciliani, i famosi grani duri siciliani, c'è stata una sostanziale riduzione del colesterolo. D'altro canto, molti sanno che un cucchiaio di crusca
sciolto in acqua la mattina, o nel latte la mattina, abbassa il colesterolo. Se è crusca di avena sarebbe anche meglio, ma è difficile da trovare, ma la crusca di grano è sufficiente per questa cosa, grazie. Però tanto vale mangiare la crusca assieme al pane. Vorrei ringraziare pubblicamente il professor Berrino per la lezione magistrale che ci ha fatto e comunque la conferenza scientifica. Professore, la prima di una lunga serie, spero. Perché dovete sapere che è la prima volta che scendo in Calabria per fare unicamente una conferenza scientifica e quindi abbiamo pensato di ospitarlo, come diceva prima, in un'azienda agricola etica, un'azienda agricola formata da una comunità di persone. Voi conoscete, credo, quasi tutti la mia storia, il sogno condiviso, centinaia di persone unite per realizzare Mulinum, questo casolare in bioedilizia, quindi già nel rispetto della natura, ma soprattutto circondato da campi di grano. Non a caso le sedute che abbiamo sono paglia di grano, senatore Cappelli, in questo caso, perché oggi è la festa della trebbiatura, quindi inizia il raccolto. Abbiamo avuto una settimana di pioggia, qualcuno ha raccolto anche prima nelle province di Crotone. Noi iniziamo da questa sera, infatti fra pochissimo vi accompagno col professor Santopolo nei campi di grano nostro, dove abbiamo 5 varietà di grani antichi, grani locali e grani coltivati personalmente da noi e dalla filiera. Oggi siamo 20 aziende agricole concentrate solo nei grani antichi biologici macinati poi a pietra naturale dentro il nostro mulino. L'idea poi è stata quella di aumentare anche la produzione con i prodotti da forno condivisi dal professor Berrino, perché usiamo solo lievito madre e solo ed esclusivamente farina integrale. Quindi ci definiamo integrali in purezza perché vogliamo restare questo. Oggi vi vorrei fare un ringraziamento particolare perché tra di noi c'è gente che viene dalla Puglia, da Roma, addirittura anche dal nord Italia alcune persone, ma ci tengo soprattutto alla persona che viene da Roma e quindi dalla Toscana e quindi Mulinum un buon convento, il nostro secondo mulino, e soprattutto i soci, la nuova famiglia che si unisce alla nostra grande famiglia, che è la famiglia Campana, Cosimo Blè e tutti gli altri soci di Mesagne. Quindi il mio ringraziamento va anche a loro che si sono fatti 200 km per essere oggi qui insieme a noi. Grazie a tutti. Perché Mulinum è una comunità di persone che sono messe insieme? Per difendere il territorio e la tradizione. Il 99% dei miei soci non è agricoltore, il 99% dei miei soci però vuole mangiare bene. Quell'1% ancora lo deve capire, però è già dentro alla famiglia, diciamo così. Quindi Mulinum si sta espandendo regione dopo regione e oggi dobbiamo celebrare anche un nuovo ingresso in Mulinum. Una persona speciale ci ha dato una mano per crescere a livello culinario, perché noi possiamo essere produttori di farine, produttori di prodotti da forno, ma a un certo punto abbiamo avuto un problema con le pizze, quindi con la degustazione, con il bilanciamento, con la combinazione degli ingredienti che sono della nostra tradizione, degli ingredienti poveri, degli ingredienti agricoli però, che oggi tutti ci invidiano. Quindi chiamerei il dottor Domenico Medis, che ci tiene particolarmente e mi dà una mano in tutto, per introdurre chi si unisce alla nuova squadra Mulino. Io vi non ruberò molto tempo, pochissimo. Innanzitutto però devo dire che 2 anni fa Stefano girava con le sue carte, con i suoi progetti e con i suoi conti. Andava da imprenditori, da agricoltori, andava da commercianti e tutti dicevano che era un pazzo. È un pazzo, questo progetto non si realizzerà mai. Io per lui voglio mutuare le parole del filosofo. Lo chiamavano pazzo vedendolo ballare tutti quelli che non sentivano la musica, e la sua musica è la capacità, l'intelligenza, l'ottimismo, la voglia di fare. E qui al mulino, dopo Stefano, sono venuti tanti soci, molti hanno dato mano, Valentina, Manuela, tutte quante, quando il mulino aveva difficoltà si sono rimboccate le maniche e si sono date da fare. Oggi è arrivata una stella che io voglio qui accanto a me e che ringrazio. Oggi pensate, questa ragazza, 30 anni, Caterina Ceraudo, unica chef stellata, e adesso arrivo, una ragazza semplice ma che ha le stesse caratteristiche che io ho riscontrato in Stefano: la caparbietà, la voglia di fare e soprattutto
l'amore per la propria terra, l'amore per i prodotti buoni, per il mangiare sano. Oggi ha chiuso il suo ristorante, è venuto qua con la famiglia e con tutte le persone che lavorano per lei per dimostrare l'affetto che la lega al mulino. E noi del mulino vogliamo ricambiare questo. E come facciamo a ricambiarle? Donandole una giacca. È una giacca con la scritta Mulino, perché Caterina diventerà la testimonial a breve del Mulino su tutto il territorio nazionale. Caterina, mi sa che la devi indossare. Allora, per me è una grandissima emozione comunque ricevere questo prezioso dono. Io ho incontrato Stefano dopo la sua apertura e ci ho creduto dal primo momento, ho creduto al suo progetto, ho creduto al progetto di comunità, di mangiare bene, di far parlare della Calabria nel mondo, perché quello che facciamo noi cuochi non è banalmente cucinare un piatto, ma soprattutto portiamo il nostro prodotto nel mondo. Oggi farete una degustazione molto semplice di tutti i prodotti che Zio Franco ha raccolto nell'orto e di tutti i prodotti che i ragazzi del mulino hanno preparato per noi la notte, quindi dalle pitte ai biscotti a tutto il resto. Degustazione semplice dove l'ingrediente principale, in questo caso, è il frutto di un amore, amore della terra in primis, è il frutto di un amore perché noi stessi, tutti quanti, le persone che siamo qui, abbiamo veramente messo tanta passione in ogni singola preparazione. Quindi la banale insalata di pomodoro piuttosto che la banale insalata di grano è stata impreziosita non solo da queste bellissime terre e da questo bellissimo raccolto, ma soprattutto da noi, perché siamo delle persone, tutti giovani, che ci crediamo tanto in questo progetto. Io mi impegnerò finché Mulinum e questo piccolo paese, che poi diventerà importante perché è da qui che è partito tutto, da un territorio in cui nessuno ci aveva scommesso, da un territorio in cui che è più facile abbandonare piuttosto che rimanerci e fare cose importanti, da un territorio per tanto tempo violentato che ha necessità invece di prendersi il suo posto nel mondo. Un ultimo ringraziamento ci tengo. Intanto ho conosciuto Caterina grazie a una visita al suo ristorante, accompagnato da Luigi e Valentina, soci del primo giorno, perché l'idea era quello di trovare persone più in gamba di noi. Questo è quello che ci spinge a unirci. Vai da chi è più bravo e chiedi una mano, e funziona sempre, come vedete, per fortuna. Quindi un grazie a chi mi ci ha portato la prima volta, con cui abbiamo lavorato ogni giorno. Quindi da un'idea, da un'intuizione, poi nasce un progetto e una collaborazione. Poi voglio ringraziare tutte le persone, in ordine alfabetico sono decine, lo chiamo Mulinum Team, per dire la squadra Mulinum, in primis mio padre, mio zio Franco, gente che incredibilmente, Giovanni, Alberto, ogni giorno hanno lavorato a realizzare quest'opera, ci tengo, in 48 ore, massimo 72. E un ringraziamento va ad Anna Petrucci, l'architetta, che volontariamente ci ha seguito, nonostante io sono molto difettoso sulle cose, però ci ha seguito, ha avuto tanta pazienza per fare questo. Un ringraziamento a mia madre, che ha allestito insieme all'architetto anche i pupazzi, che sono un'idea carina per i bimbi. È la prima volta che nel sud Italia li facciamo, sicuramente. Quindi grazie a tutti. Adesso inviterei il professor Santopolo, che è un luminare dei grani antichi e di tutto il resto, a fare insieme a me, con tutti voi, una passeggiata nei nostri campi di grano per accendere un'antichissima trebbia che non si accende dal 1961. Quindi è una cosa incredibile. Andiamo a vedere i campi di grano tutti insieme. Grazie.